E Giulio, sono andato avanti col libro del Levitico e finalmente sono arrivato a un punto in cui è facile comprendere quello che c'è scritto e ci sono delle leggi che ci stanno anche ai giorni contemporanei. Sai, Leonardo, lo trovo anch'io molto interessante. Perché non lo approfondiamo? Chiediamo Don Mirko. Don Don Mirko! Mirko! Ciao Giulio, ciao Leonardo. Ciao E Don. Don! Dove siete arrivati nella vostra lettura allora? Al libro 19 del Levitico. Ah, il capitolo del Levitico sulle leggi sociali. Sì. Siamo usciti, mi pare, siamo sopravvissuti a quella parte sui sacrifici, sulle regole puro e impuro, che sono un po' lontane dalla nostra sensibilità. Direi che qui siamo atterrati invece in pagine nelle quali l'aspetto biblico dell'Israele antico potrebbe essere anche molto moderno e avremo ancora, secondo me, qualcosa da imparare. Beh, leggiamo insieme allora questi versetti del capitolo 19 del libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e disse: Parla a tutta la comunità degli Israeliti, dicendo loro: Siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Cosa vuol dire appunto essere santi? Questa è una domandona. Nella Bibbia, santo di per sé vuol dire separato. Dio ha fatto di Israele una nazione separata rispetto alle altre attraverso l'elezione. Dio, dice siate santi perché io sono santo. In questo concetto di santità direi c'è la separazione, c'è la purezza e, c'è anche però l'appartenenza, cioè colui che è santo è separato rispetto a ciò che non è santo, ma comunque appartiene, potremmo dire appartiene a Dio. Non è un individualismo, un essere slegati da tutti ed essere in maniera sdegnosa lontani dagli altri. Questo guai sarebbe proprio sbagliato. Essere santi nella Bibbia vuol dire rendersi conto, della presenza di Dio, rimanere legati a Dio, separarsi da tutto ciò che crea impurità e anche alcuni aspetti, diciamo, di tipo morale. Essere santi sicuramente vuol dire vivere secondo le leggi di Dio, secondo i comandamenti e così via. Tutto questo nell'espressione siate santi, come io sono santo. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio. Ma scusa donna, c'è una prassi, non capisco una cosa, perché si dice mieterete la messe, però dice a un certo punto non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti? Questa è una legge assolutamente concreta e se tu la rileggi vedrai che ci sta dicendo praticamente come comportarti quando tu raccogli e mieti il tuo campo. Cioè dice non devi passare e fare terra bruciata tirando su tutto, tutte le messi, tutti gli acini d'uva, devi lasciare qualcosa. Concretamente la prassi era quella di dire tu passa e raccogli questi prodotti ma non tornare indietro. Cioè quello che magari in maniera inavvertita hai lasciato, non riprenderlo in un secondo passaggio, in un secondo momento, perché è quello che resterà per il povero. Il povero, il forestiero, la vedova, magari l'orfano, potranno rimanere in vita mangiando un po' degli avanzi che hanno trovato sul tuo campo. Mi pare una regola molto bella. Piuttosto che tirare su proprio tutto, lasciare qualcosa nel tuo campo per queste categorie sfavorite, cioè il povero, il forestiero. Poi in altri brani della Bibbia la vedova e l'orfano sono tutte categorie deboli che hanno bisogno di un aiuto per poter rimanere in vita. Mi pare molto bella questa legge, cioè dice di non prendere tutto quello che pur potremmo prendere perché è nostro. Il campo è tuo, però ti dice la legge della Bibbia, guarda, lascia, pur essendo tuo, lascia qualcosa per gli altri. Mi pare molto molto bella questa legge. Non ruberete né userete inganno o menzogna a danno del prossimo. Ma cosa si intende per prossimo? Mi ricordo che anche Gesù in certi passi aveva ragionato su chi fosse il suo prossimo. Eh sì, al tempo di Gesù Leonardo gli hanno proprio chiesto: Ma maestro, chi è il mio prossimo? Perché per noi il prossimo
attualmente è ogni persona che incontriamo nella nostra vita e che ha bisogno, senza distinzione di religione, di provenienza, speriamo, senza nessuna distinzione, se non quella appunto di essere tutti quanti parte di questa umanità e quindi ci si aiuta e si è solidali gli uni verso gli altri. Ecco. Però al tempo di Gesù c'erano molte discussioni. Chi è il mio prossimo? È quello che fa parte del mio clan? È quello della mia tribù e quindi gli altri no? È quello che fa parte del mio popolo, ma allora gli stranieri no? C'erano posizioni più o meno ampie, di manica più o meno larga. Potremmo dire che nell'epoca del Levitico, quando si parla di prossimo da amare, da non opprimere, da trattare con onestà, si intende l'israelita, il tuo connazionale. Quindi abbiamo una legge che da un lato è molto attenta e sensibile al tema del prossimo, però bisogna riconoscere che in questo momento, nel momento in cui è stato scritto il libro del Levitico, il prossimo era solo il proprio connazionale. Gesù invece dirà che non è questione di dire chi è il tuo prossimo, se lui sì e lui no, eccetera, ma sei tu piuttosto che sei sempre prossimo di qualcun altro. Gesù nella parabola del buon samaritano rovescia i termini della questione. Non si tratta più di perdere tempo a decidere chi è il mio prossimo e chi no, ma devo riconoscere che io sono sempre prossimo di un'altra persona, di tutte le persone che incontro nella mia vita. Quindi vedete come queste leggi hanno avuto uno sviluppo. Per fortuna alcune leggi, ma comunque che sono già belle, hanno avuto un ulteriore sviluppo nel corso del tempo. Allora andiamo avanti. Non giurerete il falso servendovi del mio nome. Profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. Non tratterrai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo. Non maledirai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Notate in questo versetto 14 come temere il Signore vuol dire comportarsi bene nei confronti dei ciechi, dei sordi, di tutte le persone che avessero qualche malattia, qualche difficoltà. E quindi, viceversa, trattare male queste persone vuol dire non avere rispetto di Dio. È qualcosa che sottolineo, perché noi tenderemo a slegare il comportamento verso Dio e il comportamento verso gli altri. Invece qui è chiaro da questa legge che temere Dio vuol dire in concreto trattare bene le altre persone, specialmente quelle che avessero delle difficoltà. E quindi trattare male le persone vuol dire offendere direttamente Dio. Mi pare importante questa legge. Non commetterete ingiustizia in giudizio, non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente. Giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Ma scusa donna, in questo brano si continua a ripetere questa frase, io sono il Signore, a ribadire questo concetto, perché? Si trova praticamente un versetto sì, un versetto no, davvero tante volte, e gli studiosi si chiedono perché in queste leggi c'è sempre questo ritornello, io sono il Signore. Penso che voglia dire, ricordati sempre che io sono quel Signore che ti ha liberato dall'Egitto, sono quel Signore che ti vuole libero. E quindi non sono un tiranno, un despota che ti chiede di rispondere a certe leggi semplicemente per la mia volontà, perché qui comando io. Ma ricordati sempre che di fronte alle mie leggi c'è la mia presenza di un Dio liberatore, di un Dio che ti ha liberato per amore, e rispettando queste leggi nella società, in Israele e nel mondo intero, ci sarà sempre questa dimensione della solidarietà e dell'amore e della libertà. Queste leggi sono leggi che fanno di noi persone libere. E quindi penso che sia molto bello questo continuo inciso e ripetere io sono il Signore. Ricordati sempre da chi viene questa legge. Viene da un Dio liberatore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Ma scusa donna, perché prima dice amerai il tuo prossimo, però dopo dice rimproveralo apertamente? C'è cioè, sì. Un po' una prassi come prima.
Allora, guarda, da un lato si dice di non provare odio contro il fratello, e cioè non provare quel sentimento per cui tu non gli dici niente, ma in realtà dentro di te provi rancore, provi risentimento e magari gliela farai pagare più avanti o lo metterai in condizioni di dover subire ingiustizie da parte di altre persone. Tu quando vedi qualcosa nel tuo fratello che non va bene, diglielo apertamente. Altrimenti, dice, ti caricheresti di un peccato contro di lui. Se ad esempio tu ti comporti male e io non ti dico niente, non ti correggo, anch'io sono colpevole. È chiaro che è faticoso tra amici rimproverarsi, correggersi, dirsi le cose come sono, perché normalmente gli amici danno sempre ragione. Ma io dico sempre ai miei ragazzi, il vero amico è quello che in qualche modo è disposto a perdere un'amicizia anche dovesse dire all'altro amico, guarda, questa cosa non va bene, io ti voglio bene, ma questa cosa che tu stai facendo non va bene. E penso che sia questo il segno di una grande amicizia, essere disposti a perdere un amico perché magari offeso per una giusta osservazione che tu gli hai fatto. E quindi qui direi che è molto moderno questo precetto, cioè dice, di al tuo prossimo in faccia quello che c'è da dire, con carità, con bontà d'animo, ma fai presente gli errori. Invece noi rischiamo di circondarci di quelli che ci danno sempre ragione, di andare insieme a persone che non ci rompono mai le scatole perché dicono sempre che siamo nel giusto. In realtà ci sarebbe bisogno di qualcuno che ogni tanto ci dice anche, guarda, secondo me potresti comportarti diversamente. Ecco, e qui ci dice chiaramente, il tuo prossimo devi amarlo ma anche rimproverarlo quando occorre. È molto logico, siamo noi che viviamo in un'epoca molto complessa e piena di complessi che facciamo fatica a capire, ma qui la legge è assolutamente chiara, bisogna rimproverare il nostro prossimo, fargli presente il suo atteggiamento sbagliato. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Qui addirittura si parla di amare il prossimo come se stessi. Cosa significa più nel dettaglio? Sì, qui abbiamo davvero una legge sulla quale sono stati scritti libri e libri e libri. Amare il prossimo tuo come te stesso. Allora, direi a livello banale, noi sappiamo quanto ci teniamo alla pienezza della nostra vita, quanto siamo attenti nei nostri confronti per quanto riguarda la nostra salute, per quanto riguarda le nostre passioni, i nostri hobby, il nostro tempo libero. Ecco, questa legge ci dice: comportati nei confronti del tuo prossimo come vorresti che si comportassero gli altri nei tuoi confronti. Con la stessa attenzione che tu nutri verso te stesso, rivolgiti alle altre persone. Le altre persone non sono un ostacolo nella tua vita, le altre persone non sono nemmeno uno strumento che serve a te per raggiungere i tuoi obiettivi. Le altre persone hanno una dignità che è come la tua dignità, non sono degli oggetti, non sono degli ostacoli nella tua vita, ma sono dei compagni di cammino. Questo secondo me è già importante, il primo aspetto. Poi da esegeta direi una cosa rispetto a questo amare. Cosa vuol dire amare il prossimo tuo come te stesso? Noi viviamo in epoche di grandi proclami, soprattutto sui social ci sono delle frasi dove si promette fedeltà, amore, amicizia, in maniera anche esagerata e non realistica. La Bibbia invece è molto concreta, quando dice di amare il prossimo, non dice di provare a parole questo sentimento, ti voglio bene, sei il più importante della mia vita e così via, ma amare vuol dire servire, amare vuol dire darsi da fare per il prossimo. La Bibbia non ci obbliga a provare un sentimento di simpatia quando non lo abbiamo verso una persona, perché per mille motivi magari quella persona non ci può stare simpatica. Certo ci chiede di muoverci verso l'amicizia, però di per sé amare il prossimo vuol dire servire il prossimo. Può essere anche la persona che mi sta più antipatica in tutto il mondo, ma se questa persona è in difficoltà devo aiutarla. Non ci sono se, non ci sono ma, questa persona va aiutata. E quindi secondo me questa interpretazione della legge da un lato è liberante, non siamo obbligati a sorridere, voglio dire, a tutto il mondo, a provare simpatia verso tutti. Perché a pelle, lo sappiamo, ci sono sentimenti di maggiore o minore simpatia, a volte anche di antipatia, ma noi stessi non sappiamo da cosa nasca questa antipatia, no, non è giustificata. Ecco, ma in ogni caso amare il prossimo come noi stessi vuol dire servire il prossimo. Non potremo mai dire non avevo tempo per aiutarti.
tu non mi stai simpatico, quindi non ti aiuto. Questo, direbbe la Bibbia, è molto grave. Il prossimo va sempre aiutato, amato come noi amiamo noi stessi.